accetti un favore, poi sarai regolarmente ricattato per l'eternità. È questo che dobbiamo cambiare qua in Calabria pure, ma come in Valle d'Aosta, perché il voto e i comuni vengono sciolti per mafia pure in Liguria, in Piemonte e Lombardia. Cioè, ormai il crimine organizzato è dovunque, in Parlamento, è nei comuni qui al sud, è nel centro, è nel nord, è nella sanità del Lazio. Il Lazio è pieno di... la camorra è arrivata nel Lazio, si infila traffici di rifiuti. Le sappiamo, il dissesto idrogeologico, sapete perché non viene risolto adesso il problema? Cioè, oggi il ministro della difesa, la Pinotti, una che tra l'altro, secondo la nostra denuncia, utilizza gli aerei di Stato per farsi portare a casa sua, e noi ora, nelle prossime settimane, andiamo anche in quel caso, seguendo l'esempio della Nesci, dai magistrati a fare questa bella denuncia sul ministro della difesa, ci sta in silenzio, perché tutta la polemica è su Grillo, Genova, Santoro, Travaglio se n'è andato, ritorna al servizio pubblico, se pure noi sbagliamo, quando gli diamo così tanta importanza a questa roba sbagliamo pure noi. Mentre c'è questa polemica stiamo ritornando in guerra in Iraq, nel silenzio assoluto. Gli mandiamo i droni, gli mandiamo i nostri uomini, gli mandiamo quattrini, soldi, armi che compriamo, cioè spendiamo dei soldi nostri per continuare ad andare in guerra in Iraq. Ecco, negli ultimi 30 anni ci sono stati in Italia 5.000 morti per frane, alluvioni, smottamenti, terremoti. Anche qua in Calabria ci sono comuni dove se piove due giorni ci scappa il morto. Tutta la Calabria. Allora qual è la guerra? La guerra è in Siria, in Afghanistan, in Iraq, o ce l'abbiamo in casa? Che se piove muoiono le persone. Chiunque in famiglia ha un parente morto di cancro, chiunque. Non c'è una persona, una famiglia che non c'ha un morto di cancro. Insomma, il cancro è, da questo punto di vista, i tumori sono democratici, colpiscono tutti, no? La casta o i poveri cristi, tutti quanti, perché proprio è questa la società del consumismo, degli inceneritori, della mobilità assurda, dell'inquinamento, del petrolio, di quello che ci mangiamo, perché ci arriva la merda chissà da dove, e con certi trattati che vogliono approvare, TTIP con gli Stati Uniti d'America, ci arriverà ancora più merda, quando qua ci abbiamo i più buoni prodotti del mondo. In Calabria butti un seme per terra e viene sull'albero, è ottobre, fanno 47 gradi e qua io non ce la faccio più. Vi dicevamo, insomma, la guerra è questa, no? Eppure non si approvano delle leggi che portiamo avanti, perché? Perché si vuole sfruttare l'emergenza, perché l'emergenza è il business. Occhio che quando vi dicono dobbiamo attuare perché c'è emergenza, ci stanno fottendo, perché quando c'è emergenza si va in deroga alle leggi, cioè si raggirano i regolamenti per dare quattrini nostri tramite appalti a quelle aziende, spesso legate al crimine organizzato, ci sono, ma pure qua in piazza ci starà qualche esponente certamente sotto silenzio della malavita, ci sta, lo so perfettamente, parlo pure con voi dopo, per dare questi quattrini a queste società che poi restituiscono il favore organizzando la zona, la circoscrizione, rigarantendo i voti, il circolo vizioso della Repubblica Italiana della partitocrazia. Ecco, se c'è qualcuno qua legato o non legato, non lo so, che comunque pensa ancora ai quattrini, cioè io guadagno, mi arriva lo stipendio di 14.000 euro come deputato, me ne tengo 3.000. Ne spendo 800 per l'affitto, condivido un appartamento con una coinquilina che non è la mia fidanzata a Roma, perché gli affitti sono cari, e quindi finché non mi sposo lo condivido. Spendo per mangiare 500-600 euro, trasporti, telefoni, insomma, mi avanzano 1.600 euro al mese che mi metto da parte, non so come spenderli. Io 1.600 euro al mese, ieri mi sono comprato una racchetta da tennis da Decathlon, ho speso 100 euro, per sto mese ne ho altri 1.500, cioè me li metto da parte, posso fare dei viaggi d'estate, non posso ancora comprarmi una casa, ma ho quattrini sufficienti per vivere una vita estremamente agiata, e rinuncio io come i miei colleghi al 75% dello stipendio. Ma i mafiosi d'Italia, dalla Valle d'Aosta alla Calabria, ma che ci fate con tutti quei quattrini legati alla droga? Ma non lo vedete che poi sta chiunque, anche il criminale qua di questa zona, ti dice com'era Villa San Giovanni 30 anni fa, era bella, non c'era sto cemento, il mare era più pulito, ci potevamo buttare, pescavamo meglio, ma non si stava meglio in quel caso. Sì, ci avete i conti in banca pieni di piccioli, ma che cazzo ci fate tutti questi soldi? Io mi chiedo. Se poi questi soldi servono solo a pagare grandi scuole, magari ai figli, a chi se lo può permettere, perché se ne vanno da questo paese e da questa terra. Guardate sti ragazzi, ma mettiamoci una mano pure sulla coscienza e iniziamo ad attuare in maniera totalmente differente. Cioè, il crimine non paga. Alla fine o vi pizzicano
vi pizzicano, cioè vi beccano e qualcuno si fa al carcere, o qualcuno ci lascia la pelle, oppure si vive male, sotto stress. Ma quanto è bello andare a dormire coscienti che si è dato il massimo, svegliarsi la mattina a guardarsi allo specchio e dire: io vado fiero di quello che sto facendo, o in Parlamento, o in frutteria, o qui in piazza, o in Calabria. Ma quanto è bello sentirsi fieri, veramente orgogliosi di quello che si sta facendo. Ma questa dignità, ma quanto vale? Ma vale tutto l'oro del mondo. Ma nessuno mai mi può ripagare con una valigetta piena di euro la dignità e il valore che io sento e che provo come parlamentare del Movimento 5 Stelle a lottare insieme a questi favolosi colleghi. E qui avete un esempio di colleghi calabresi straordinari. Io Dalila ce l'ho. Dalila è diventata famosa perché mi siede dietro agli interventi, per cui quando faccio gli interventi ripresi c'è Dalila dietro sempre. E anche quando devi votare che ti richiama. Esatto, che mi dice: vota, Di Battista vota. E un tempo era delegato d'aula, io aspettavo apposta, facevo finta di non votare perché aspettavo che Dalila mi dicesse vota, con questa O stranissima di Vibo Valenzi. Vota, ma come parlate? Vota. Cioè Dalila con Federica, con Paolo, tutti i giorni mi parlano dei problemi della Calabria. Sapete quando è che un movimento diventa partito? Cioè si trasforma in partito? Quando prende i soldi e si corrompe? No, non è tanto quello. Quando mette le persone, le poltrone, il compromesso? Neanche quello. Quando inizi a parlare dei problemi propri anziché problemi dei cittadini, questo è il vizio del palazzo. C'è questo cazzo di corridoio che si chiama transatlantico davanti all'aula con queste tre porte gigantesche. Una volta mi sono dimenticato il cellulare dentro, che era chiuso la camera, e mi ha detto: mi aprite questa porta, devo andare a prendere la chiave. Tornano una chiave che era una roba del genere, tipo San Pietro, no? Aprono sta porta, c'è tutta questa magnificenza, c'è questo corridoio, lo chiamano il corridoio delle anime perdute, perché si dice che se cammini perdi l'anima. Ci sono queste poltrone, questi bei divanetti che io ritengo siano in pelle umana, ne sono convinto. E ci sono diversi deputati che si riuniscono lì e parlano. Li avessi mai sentiti una volta parlare di un problema di cittadino? C'è uno che litiga con l'altro e dice: dobbiamo andare via dalla guerra in Afghanistan, ci costa troppo. No, ci dobbiamo andare perché dobbiamo invece sviluppare le nostre aziende. C'è anche differenti visioni politiche, però che si discuta dei problemi di cittadini non succede mai. Si discute solo dei problemi loro, dobbiamo eliminare lui, quella corrente, dobbiamo piazzare questa persona lì, cioè l'autoreferenzialità del palazzo. Ecco, i miei colleghi calabresi ogni volta mi parlano esclusivamente dei problemi della Calabria. Di Battista vota, poi vieni con me a Vibo Valentia, che lì c'è il comune Briatico di nuovo, prima era sciolto per mafia, poi c'è di nuovo il sindaco prima, fanno delle cose incredibili poi, cioè viene sciolto il comune per mafia, questo si ricandida, riviene eletto, cose straordinarie, fanno una fantasia tra l'altro, incredibile. È diventato pure sto sindaco presidente della provincia, no, di Vibo Valentia, non ce ne facciamo mancare nessuno. Però siamo pure qua di sabato pomeriggio, c'è un ufficiale dei carabinieri, grazie a Dio, ci sentiamo tutelati e grazie all'arma per il lavoro che fate, c'è qualche ragazzo lì che forse ascolterà, che capirà che se facciamo sta corata di sabato mattina, io non so calabrese, io non vengo a prendere i voti qua, non mi candiderò mai in Calabria, è perché ci crediamo e perché non li vogliamo far andare via dall'Italia, e che stiamo a lavorare per voi, manco lo sapete. E c'è questo entusiasmo, e stamattina siamo 100, siamo raddoppiati, perché poi se uno ci mette la passione arrivano persone. C'è, questo è il Movimento 5 Stelle, è uno strumento per tutti noi, oggi ci sto io, c'è la Nesci, c'è il senatore Morra, domani ci starà qualcuno che magari sta lì dietro perché ancora non si vuole far vedere troppo davanti, ma arriverete qui davanti e magari entrerete in Parlamento al posto mio, magari sarete migliori di noi come parlamentari. Io sono entrato in Parlamento, ho speso 140 euro di campagna elettorale, 140 euro, significa che non c'ho nessuno che mi dice come votare, nessuno che mi ha dato i quattrini, ora mi dice adesso mi devi votare questo emendamento. È questa la rivoluzione nostra. Dell'onestà totale, guardate che alla fine l'onestà paga per il paese, paga perché tu ti senti più fiero, orgoglioso, dormi meglio, senza psicofarmaci, senza tranquillanti, senza alzarsi di notte con un attacco di panico, un attacco d'ansia, che ormai tutti, il 90% dei cittadini italiani c'ha questa, perché? Perché viviamo una vita di merda, senza più relazioni umane, senza crederci, senza lottare assieme. Questo è il Movimento 5 Stelle, uno strumento in mano a tutti, e mi auguro che la Calabria sempre più, ma non ho dubbi, ancora di più se il candidato Cono, Maxi Cono, si cambierà quelle scarpe, ce la farà alla grande. E vi chiedo, questa, abbiamo appena preso il 2%, ve lo dico, 2%.
Questo è, vi ringrazio, sono fiero di stare qui, sempre a disposizione, e non molliamo mai, perché veramente quest'Italia è il paese più bello del mondo e ce lo possiamo far tornare. Grazie a tutti.